Sarà la Apex Global Capital, società che investe sui club sportivi, a rilevare il Taranto Calcio. All'interno dell'assetto societario, però, la famiglia Giove, vecchio proprietario, manterrà il 2% delle quote. Ieri mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova leadership a Palazzo di Città. Presente anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Quando abbiamo conosciuto Mark Campbell, intanto era accompagnato da autorevolissimi professionisti italiani, quindi qualche minima verifica l'abbiamo sicuramente fatta, anche se non abbiamo noi condotto la trattativa e non era giusto che noi interferissimo in alcuna maniera con una trattativa tra privati. Avendo però appreso che quel fondo o la galassia, insomma, degli investitori collegati a Mark avevano determinati interessi, chiaramente gli abbiamo presentato le opportunità a partire dallo stadio piuttosto che dalle altre facility che meritano un approfondimento sui modelli di gestione dopo i giochi del Mediterraneo. Mr. Mark Campbell ha chiarito che tra tutte le richieste pervenute dalle società sportive ha deciso di investire proprio sul Taranto perché la squadra in questo momento ha bisogno di affetto, di attenzione. Una motivazione che non ha convinto totalmente la tifoseria, presente in sala una rappresentanza della Curva Nord, che invece crede ci possano essere ben altri interessi lontani da quelli del calcio, bensì politici ad esempio. Ma Mr. Campbell ha subito respinto questi pensieri maliziosi, a scatenare gli animi già tesi, probabilmente per il tono provocatorio utilizzato, è stato proprio il primo cittadino Melucci che ha detto arriveremo alla Serie A. The group, us, we have plenty of money. Sa che nella società ci sono delle instabilità a livello economico e finanziario all'interno della società. Il progetto appunto è quello di prendere in mano quello che è stato e di garantire trasparenza, solidarietà e lavoro insieme per il benessere della collettività. Essenzialmente investono nei club di calcio, è quello che li fanno. Non è l'unico club per il quale stanno investendo, hanno diciamo altro in campo, però essenzialmente la loro attività di base è investire nell'acquisizione di club calcio. Il piano di investimenti della Apex guarda al termine medio di almeno 18 mesi. I problemi da scongiurare da subito sono il pagamento degli stipendi dei giocatori, che a quanto pare la nuova leadership sembra aver saldato. Il bonifico, a detta di Mr. Campbell, sarebbe partito domenica, per cui non vi è stato ieri riscontro per i motivi tecnici risaputi.